Lo facciamo vedere dopo, è un cocktail di gamberi. Ah, buonissimo. Però non è il cocktail di gamberi tradizionali, ma sarà con l'aggiunta di arancia. Con l'arancia? Con l'arancia, sì. E come mai? Questo è anche un piatto che... Sta andando molto nei ristoranti, quindi lo stiamo utilizzando, lo utilizziamo molto, perché dà quel sapore particolare. Poi essendo che l'arancia... Anche perché in questi giorni veramente quanti antipasti, chi più ne ha più ne metta. È vero. Siamo andati dal salmone alle tartine. Tu che cosa hai fatto di particolare? Abbiamo fatto una pasta al forno, qualcosa di casereccio, sì. Benissimo, tu non usi fare tanti antipasti. No, io mi voglio mantenere leggero. Quando mangio mi mantengo leggera, anche con un po' di pancetta. Vabbè, no, è giusto un po' accennata. giusto un po' accennata. Invece Paolo, chissà, avrà passato... No, lui si è abbuffato. No. Paolo! No. Ma come mai? Non hai mangiato così tanto? No, sembri così delicato quando giri il riso. Sì. No. E invece in realtà hai mangiato tanto. Un capretto. Ho fatto solo un riso allo zafferano. Solo un riso allo zafferano ha fatto Paolo, va bene. Un secondo così, leggero. Quando aggiungeremo le zucchine, la zucca nel riso? Allora, quando è tutto pronto, noi poi li assembliamo. Nel frattempo facciamo appassire la nostra verdura. E il curry? Il curry lo aggiungiamo alla fine. Il curry alla fine, sì. Cottura proprio? A fine cottura. Potete usare il curry o lo zafferano, giusto? Sì, quindi noi aggiungiamo un po' di curry e aggiungiamo del brodo. Bene, lo fai così, sciogliere lo facciamo prima. Sciogliere e poi lo mettiamo a fine cottura, così. Ok. In effetti il colore è lo stesso dello zafferano, sì. Solo che cambia il gusto. Cambia il gusto. Noi gli dobbiamo dare una punta di giallo. Ok. Benissimo. E intanto proseguiamo questa bella serata rilassante. Bella, tranquilla. Sì, molto tranquilla, devo dire la verità. Io sono solo un po' preoccupato per i biscotti. Io no, per niente, li assaggio io se vuoi, faccio io da cavia. Non no, è per l'assaggio. Stanno venendo, è cambiata solo la forma, ma stanno sì, venendo. Sì, no, allora, era da molto che non li facevo, forse ci voleva più farina. Però comunque no, non è un problema. La consistenza era giusta, secondo sì, me. Sì, comunque i biscotti così vanno bene, anche uguali. Non si può mettere il chicco di caffè, ma vanno non bene importa, uguali. Non ti preoccupare che non ci offendiamo noi qua in studio. Tanto regia, per favore, sempre i tempi. Siamo 8 minuti, riusciremo a finire, sì. 8 minuti alla fine della puntata? No, 8 minuti alla fine del secondo blocco pubblicitario. Sì, e ci vuole un po' di tempo perché ancora la verdura non si è appassita bene. Capito, va bene. Intanto i biscotti vado a vederli io. Sì, sì, voi biscotti... fate proprio come no, se fosse a casa vostra, sì, sereni okay. E tranquilli, mamma mia. Allora mi posso assentare un attimino, Simone? Perché dove dovresti andare? Sei in bagno? Non ho capito, scusa Paolo, ma siamo all'asilo. Non ho capito. Ma veramente, amici, cosa devo subire? Mi mancava, io, mi mancavano queste riserve. Vero? Poi se ti sgridano però a casa. No, vedi che l'hanno comunque, cioè l'abbiamo iniziato con più serietà. Sì, siamo più posati, diciamo, più seri, un proposito. Ma che? Ma quando mai? No, noi siamo sballati uguali. Ma quando mai? Noi dobbiamo sorridere, ridere, divertirci e portare allegria. E tante cose belle. Vedrete che questo nuovo ciclo di MasterChef, questo nuovo anno, porterà tantissime novità. Poi ve ne darò conto tra qualche settimana. Saranno molte le novità. Avremo i bambini, avremo i vini in trasmissione, avremo le scuole alberghiere, avremo tantissime cose, ma ve lo dirò nelle prossime settimane. Ecco, avremo la regia che è molto contenta di tutte queste novità. Mi stava dicendo e noi siamo contenti anche noi per te. Sì, assaggialo poi quando è pronto. La regia la vedo molto entusiasta per sta cosa. Sì, la regia è felice di questa cosa. La regia è felice di questa cosa, estasiata. Intanto, ragazzi, sì. A che punto è il risotto? Allora, il risotto ci siamo quasi, lo assaggiamo adesso.
bisogna ancora un po' di cottura, scusa un attimino. Sì. Il riso è ancora duro. Sì, va bene. Intanto seguiamo la cottura, è inutile passare al terzo piatto perché poi abbiamo i biscotti che dovranno uscire dal forno e poi faremo un ultimo piatto. Va bene. Insomma, io vorrei sapere i tempi, se era possibile. Sempre, mi sa, 5 minuti alla pubblicità, giusto? Quindi mezz'ora la conclusione? 6 minuti alla pubblicità. Ok. Ok, dopo la pubblicità mettiamo... Impiattiamo il... Ma comunque c'è bisogno ancora di qualche minuto, sì. Vogliamo ricontrollare i nostri biscotti, Mimmo, sì, per vanno, favore? Stanno... Qua ci sto io, le tue zucchine. Va bene. No, i biscotti stanno andando tranquillamente. Li facciamo rosolare un attimino. Avranno una forma diversa, ma sono ugualmente buoni. Sì, secondo me sì, io li assaggio. Aumentiamo un po' la temp- no, va bene. Ecco, tu mi dicevi prima della puntata che questo risotto solitamente si può fare anche con le quaglie. Sì. Ma è un periodo di quaglie? Che cosa sono? Tu le mangi spesso? Ci vuoi spiegare? Vieni qua. Allora, le quaglie è un uccello piccolo che di solito ci sono molti allevamenti. Per esempio noi a Isola, io li trovo spesso. Sì. Li faccio al forno, ma con il riso al zafferano hanno qualcosa di particolare, perché abbiamo un piatto completo. Li usano parecchio dalle tue parti, le usano parecchio le quaglie. Sì, da noi vengono anche i cacciatori, anche se a me la caccia non mi piace. Anche a me, infatti stavo pensando la stessa Io cosa. Io preferisco la quaglia che sia di allevamento, non che sia stato ucciso sui campi. Vabbè, questo è un discorso in cui si aprirebbe un mondo, vabbè, quindi insomma lo lasciamo stare, vero? Non è competenza nostra, però comunque va bene, si può fare anche con le quaglie, va bene. Ok, vogliamo ricapitoliamo brevemente che cosa. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo aggiunto dell'olio, del burro e poi abbiamo fatto appassire della cipolla, e abbiamo aggiunto il riso e abbiamo sfumato con del vino bianco. E adesso stiamo continuando la cottura con un brodo, con carote, cipolle e sedano. E io a parte, per renderlo più leggero, sto saltando delle verdure con delle zucchine, zucca gialla. Adesso quando il riso sarà pronto, noi dobbiamo solo assemblare il piatto ed è pronto. È un piatto semplice e adatto dopo le feste, perché non apporta troppe calorie. Va bene, con o senza quaglia? Se c'era la quaglia era meglio. No, senza quaglia stasera, no, non va bene. Un'anatra? No, con l'anatra, risolta lo zafferano con l'anatra, ma Mimmo, avevi detto che avevi ricominciato l'anno seriamente. Sì, scusate. Allora... Ah sì, il riso sta andando, ci vogliono altri 5 minuti per il riso. Ci siamo quasi, dai, così poi passeremo a impiattare i biscotti subito, perché siamo quasi in pubblicità, quindi... Sì, tra poco impiattiamo. Sì, ok. Il biscotto deve ancora rosolare però comunque. Li controlli? Sì, è un po' alto di sotto, lo sposto di sopra. Sì, quindi stai spostando, lo stai mettendo più al centro? Più in alto. Più in alto. Ok. Allora. Tanto ti vedo bene nella parte. Benissimo. Sì, no, grazie. Bravo a fare il risotto, Mastro Paolo. Ok. Il curry sempre alla fine, vero? Non il ancora. Curry lo mettiamo alla fine. Ok, va bene. Comunque lo possiamo aggiungere. Perché è quasi cotto, giusto? Sì, ci vogliono altri qualche minuto, altri 2 o 3 minuti, poi è pronto. Gli dobbiamo dare solo quel tocco giallo, vedi? Ecco perché ci serviva lo zafferano. Però zafferano possiamo farne a meno di zafferano.
se c'è qualcuno che ve lo porta. Ma chissà, se c'è qualcuno che ve lo dà, lo zafferano, altrimenti potete usare tranquillamente il curry. Noi non ci perdiamo mai, no, vero? Non ci perdiamo. Non ci perdiamo mai, beh, bisogna sempre andare avanti. The show must go. Continuo, sempre, lo show sempre, continuo. Sempre. The show must go, non ok. Non ho detto più perché poi mi viene troppo. Intanto, Paolo, vuoi che ti leggiamo okay. Il labiale? Vediamo. Continuo io, qua si può spegnere. Qua si può spegnere, sì. Ok. E portiamo al massimo, sì, già al massimo. È già al massimo, qua si può spegnere e tra poco inseriremo sì, le verdure. Poi mantechiamo e inseriamo le verdure. Ok, prendiamo piatto per impiattare e inseriamo le per verdure. Per favore lo togli quel... Sì. Il brodo lo togliamo, siamo quasi quasi in pubblicità, quindi lo facciamo dopo, regia o subito? Dicelo tu. Ok, abbiamo un minuto Paolo, quindi Mimmo, come volete. Allora, portiamo un altro po' a cottura e poi lo impettiamo, dai. Che è ancora un po' duro. Ok. Mamma mia. Non ti preoccupare. Ok, pubblicità, okay. Tra pochissimo e impiatteremo subito il risotto. Tra poco.